Sono 3.238 le vittime civili in Ucraina dal 24 febbraio, giorno in cui la Russia ha mosso guerra. Lo ha reso noto l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, sottolineando che i numeri reali sono considerevolmente più alti, poiché le informazioni da alcune località in cui ci sono state intense ostilità arrivano in ritardo e molti rapporti sono ancora in attesa di conferma. Buona parte dei civili rimasti uccisi risultano a Mariupol, Izium e Popasna. Tra questi ci sarebbero 221 bambini morti e 408 feriti. Lo ha reso noto l'ufficio del procuratore generale ucraino, che specifica che il maggior numero di vittime minorenni si registra nelle regioni di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. Ieri intanto sono arrivate a Zaporizhia altre 300 persone, per lo più civili, che si erano rifugiate nell'acciaieria Azovstal. In Azovstal there were 17, the youngest one 6 months old. We're talking about civilians that have... Anche in quest'ultimo salvataggio c'erano 17 bambini, spiega Osnat Lubrani, responsabile delle Nazioni Unite dei corridoi umanitari in Ucraina. Il più giovane aveva appena 6 mesi e stiamo parlando, specifica, di civili rimasti là sotto per 2 mesi. La Russia ha annunciato che da oggi si apriranno corridoi umanitari strutturati per consentire ai civili di lasciare il complesso. La stessa cosa avverrà domani e dopodomani. Lo riporta l'agenzia russa Interfax, le attività militari saranno interrotte nel periodo di evacuazione e le unità si ritireranno a distanza di sicurezza.